thank you Cagliar, Carador, Carboner, Caregheta, Caser, Cavrer, Cioda, Cromer, Impaiador, Ferrer, Fumadro. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Avete sentito che sono partito col riepilogo dei vecchi misteri, cioè i vecchi lavori artigianali di una volta che ho avuto modo di presentarvi in qualche puntata trascorsa. E l'avevo fatto con una cara amica che scrive naturalmente in dialetto, che ormai è diventata una mia attenta, costante, fedele collaboratrice, anzi sarei io il collaboratore perché è la parte attiva, lei è lei che scrive in dialetto. Comunque ve la ripresento, cara Bice, bice Failo Carmellini, Fabi per gli amanti del dialetto, eh, esatto. ben ritrovata e grazie sempre di essere qui con me grazie. ad aiutarmi in questo lavoro eh, faticoso di insegnare il dialetto, almeno per quel che eh. si riesce a fare. Oggi vi dicevo ritorniamo a parlare dei vecchi misteri, cioè i vecchi lavori artigianali. Una volta che purtroppo in parte stanno scomparendo o addirittura sono scomparsi. Avete visto alla lavagna quelli che abbiamo già trattato, ve li ripeto, il calier, cioè il calzolaio, il carador, il carrettiere, il carboner, il carbonaio, carighetta, il carighetta, quello che fa le sedie, il caser, il casaro, quello delle malghe, del formaggio, del burro, cavrer, beh, quello delle capre, il capraio, la cioda, ecco la cioda, la venditrice ambulante, quella che veniva giù dalle valli durante le feste popolari a vendere attrezzi per lo più di legno, eh, utili per utensili da cucina per lo più. Il Cromer, altro venditore ambulante, quello che si presentava, vi ricordate no? che l'avevamo anche confuso con una specie di armadietto sulle spalle, con i cassettini da cui si poteva ricavare attrezzature molto piccole, minuscole, quali aghi, filo, eccetera, per i lavori della casa, il cromer. L'empaiador è quello che fa, costruisce le ceste, il cestaio, con questi vimini, con, queste, con questi legni che si possono facilmente piegare ma che sono molto resistenti, il ferrer, il fabbro, e il fumadro. Che non ha niente a che vedere col fum, il fumo, ma con la fum, cioè la fune, la corda, quindi colui che costruisse le corde, il fumato. Bene, oggi bice partiamo col malgher, malgher. cioè il malgaro. Sentiamo cosa esatto. ci dice la bice. Il malgher. Il malgher è da sempre il gestore della malga. Se ne cambia stusanza da malga a agritur, dopo l'ultima transumanza, forse salva qualche mur. Mi pare una, una giusta considerazione. <ride> ecco, vi faccio adesso le solite annotazioni formali, qui c'è pochissimo da dire, quindi malgher, vedete un bel accento tonico e fonico aperto sulla e finale, plurale malgheri è il malgaro, colui che va appunto in estate in malga, con le mucche, con le mandrie. Poi c'è questo sto, non sto, voce verbo stare, ma sto, con l'accento fonico chiuso, che sta per questo aggettivo e pronome dimostrativo, al femminile sta, plurale sti e ste, quindi questo. Bene, questa è la figura del malgher. Passiamo adesso a un'altra figura che è il materasser, cioè il materassaio. Prego, bici. Materasser. Per rifare i materassi che spuziva da pipì, l'era il materasser che sudeva tutto il lì. E se i bocci erano tanti, era tutto da tore e mam. era questo il suo mister, per guadagnarsi il tot de Pam. Bene, anche qua mi pare eh, la descrizione è stata minuta e precisa di questa figura di artigiano un po' scomparso. Vediamo anche qui alcune delle note formali. Beh, materasser, vedete la doppia S, un bel accento tonico sulla E, eh, sulla E finale, accento fonico aperto, chiaramente, plurale materasseri e il materassaio. Ecco, spuzzar è il puzzare, Ecco, spuzzar qualcuno lo scrive anche con la doppia Z, ecco, io ho preferito questo metterlo con una Z che sembra abbastanza semplice da pronunciare, comunque spuzzare a volte lo si trova anche con doppia Z, è il puzzare. Boccia, plurale boci, è il bambino. Poi questo tor, ecco, per noi acchesi, se andiamo da qualche altra parte la O diventa chiusa, il tor, quindi è il prendere, il togliere. E poi questo toc, attenzione, con la C, ma anche con la CH. Eh, ho detto TOC per evitare di pronunciare la C dolce toc, eh, si mette la H e quindi toc, si è obbligati quindi a pronunciare il suono duro. Plurale, ovviamente tochi. E anche qua sempre accento aperto, almeno che in qualche vallata o città vicina non si pronunci con la O chiusa, toc, toki. È il pezzo. Passiamo adesso a questa bellissima altra figura di eh, Vecchio mister, è la Rotino, il Moleta. Il Moletta, esatto. il Moletta quasi sempre rende ner, girando la Mola il fece il suo mister. Solo il Moletta si sistemeva qualunque forbesetta, e diceva che forbe e cortei, io vol lustri e bei. Bene, allora, anche qui Moleta, quindi Moleta, vedete un bel accento tonico sulla E naturalmente una e chiusa ecco plurale rimane moleta e il moleta al singolare i moleta al plurale è l'arrotino rendener anche qui vedete l'accento tonico sulla e finale che l'accento fonico è chiuso plurale i rendeneri è l'abitante della val rendena ecco poi questa parola curiosa forbeseta la forbeseta plurale le forbesete è la forbicina, cioè la piccola forbice. Però attenzione che la forbeseta è anche quell'insetto piccolino che appunto ha una coda, eh, la coda piccolina, altrettanto piccolina, a forma di forbice, è la forbeseta. Quindi abbiamo concluso anche con moleta. Andiamo adesso, lasciateci aprire e chiudere questi folli, andiamo al moliner, il mugnaio, quel del molim. Prego. Esatto, era il Molinaire. Questo l'era il Molinaire, quasi sempre in polvera, che i sacchi di farina il consegneva nelle case: Zalda, bianca, farinetta o magari formenton, soldi pronti alla consegna o alla fine della stagione. Il Molinere intende carestia, non è mai morto di fame. E eh, questo è vero. Così diceva. Ecco. Eh... Sentendo questa, questi versi sul Molinè, non possono ricordare una puntata di qualche tempo fa, abbastanza recente, in cui grazie alla presenza di Rita Pellegrini abbiamo ricordato il Molino dei Pellegrini di Varone. Eh? Quella puntata in cui Rita Pellegrini ha ricordato anche la figura del padre Bruno Pellegrini, figura storica di mugnaio appunto qui della zona del Varone, anche qua alcune note formali. Abbiamo quindi Molinere, il mugnaio, che al plurale diventa Molineri. Ecco, ca, la casa. Ecco, alcuni eh, scrittori, alcuni poeti usano metterci l'accento. Qui vedete che c'è l'apostrofo: perché? Perché ca sta per casa. Quindi sono cadute due lettere, quindi cadendo le lettere, voi sapete che ho sempre detto è un'elisione, in questo caso e si mette un bel apostrofo, però ripeto, qualcuno, qualche scrittore preferisse metterci l'accento, quindi libertà poetica, licenza poetica, quindi va bene anche ca con l'accento. Qui ho messo l'apostrofo, anzi, Bice ha messo l'apostrofo, quindi ca, ecco, la ca, plurale le ca, vedete, in questo caso la parola rimane sempre uguale, come il caregheta, i caregheta, cioè non cambia <coughs> la forma. Poi la parola Zalt, Zalda, Zalt, Zalda, sentite la Z è dolce, non è Zalt e neanche Zalda, ma Zalt, Zalda, Zalta al singolare, Zald, Zal, scusate al maschile, Zalda al femminile, vedete che la T diventa una D, quindi giallo, gialla, plurali Zaldi, maschile, femminile, Zalde. Ed è appunto il giallo, eh, da cui il zaldo che è appunto il grano turco che ha la pannocchia chiaramente gialla. Infine chiudiamo col formentom che è praticamente il grano saraceno. Naturalmente, formentom, l'accento tonico cade sulla O e l'accento fonico diventa un bel accento fonico chiuso. Chiudiamo con gli ultimi versi, con l'ultima figura di Vecio Mister che è l'ombrelaire, cioè l'ombrellaio. L'ombrella, le ombrelle le era bon da aggiustare, ma non sempre le più belle si aveva a consegnare, giriva il paese in qualunque stagione, però quando che pioveva le erano vero galantomie. Sì. Adesso, naturalmente, gli <ride> ombrelli costano pochissimo e quindi sì. non conviene più aggiustarli, quindi, esatto. anche questa figura quindi, praticamente è scomparsa. Quindi, l'ombrella, anche qui, alcune note formali. Vedete, ombreller naturalmente l'accento tonico sulla ultima E, che diventa accento fonico aperto, ombreller plurale ombrelleri, è l'ombrellaio. Giustar, beh, è un infinito del verbo appunto aggiustare, vedete l'accento tonico sulla A finale, giustar. Poi arriviamo all'aggettivo bom, alcuni in alcune valli dicono bon, noi qui tendiamo a mettere la M bom che al femminile diventa buona. Naturalmente al plurale diventa buoni e bone. È l'aggettivo buono. Ancora sull'ombreller Un dei misteri che quasi sparì, l'ombrellaire. Quel che è le ombrelle. Adele le ombrelle quando le si è rotte le butta via perché le costa poco e ne compra un'altra. Una volta non era così. L'ombrella la durava anni. Se si rotteva una costa... Alla tela, era l'ombreller che l'aggiustava. aggiusteva. Mia sorella, la Carmela, che era buona di arrangiarsi, quando l'ombrella era appena di busi, la a togliere il set quel tessuto che serviva anche per gli gambiolini di scuola. E era brava di mettere a off Mi credo che ancora nessuna sartora la seria buona di fare un lavoro così. Se invece era proprio rota da non poterla né da verdere né serar, guerra l'ombreller me lo ricordo come il Fusan e Si chiamava Fortunato, ma non so da dove il veniva. Una volta l'Amp la lì in paese e girando casa per casa il ritirava le ombrelle rotte e quasi in giornata le consogneva giustade. E si presentava sempre con le stesse parole che il diceva dopo aver salutato. Ombrellaio Fortunato, molto bene. Niente altro. Così me l'avevo battezzato. Il molto bene. Qualche volta tornando da scuola il vedevo sulla via. Allora correvo a dirgli a mia mamma: guarda che arriva il molto bene! Così la guardeva se qualche ombrella da aggiustare. Fissando creffenire. Il molto bene. Ma bene, prima di passare ad un commento finale, grazie ad alcuni semplicissimi proverbi che hanno sempre a vedere col lavoro, cosa diciamo Bice di questi. Di questi eh, vecchi misteri, appunto abbiamo parlato di eh. Malguerre, Materasser, Moleta, Moliner, Ombreler Ecco, c'è qualcuno di questi che tu ricordi in modo particolare? Sì, nel tempo di guerra soprattutto. Noi Parlete in no. dialetta addirittura. Tende sì. guerra. La farina era preziosa, eh. La farina era preziosa. La farina era Quando l'arriveva qualche volta i sacchi erano scarsi. Ecco perché qua dico che. Che non gli è mai morti di fame? Mai. Perché loro i avevano fatto. Assolutamente, <ride> Morinari non è mai morti di fame. Anche, anche a sua basega. Neanche anche in Crisi era detto ma forse che era qualche verità. Okay. Penso. Eh, Quindi so. anche arriva sulla famiglia anche a so basega Il Carpe in Sacchi mi ha di vederlo. Sì. Ecco perché a basega eh. del Bondò voi coltivavate il formento, certo, il certo. turco. Certo, certo, sì, 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 sì. sì. Perché una volta si produceva per averle lontano. Il, no, 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 no. no, il, sì, il Formento no, grano saraceno no, non era Ma il Zaldo sicuramente. Il Zaldo sì. E il Formento, quello della farina formento, bianca? Il Formento, il grano Saraceno. Ecco, eh, per fare la farina andò neve. era lì il molin lì vicino. A Terlago era. A Terlago era. da Terlago col carro e veniva torsi i sacchi, il, il grano e le portava la farina. Quindi. Sentite, sentite parlare eh, di questi vecchi misteri, sì. cosa vuol dire ricordare? Cioè eh. col caro sedevano la basilica del Bondon eh sì. e arrivavano a Terlavo e per portarlo. poi ritornare e in giro. Ritornavano sacchi pronti la farina. Questa per diceva è il Moliner. ecco, qualche altra figura che la ricorda lì a Baselga del Bondone. Il materaselle era un lavoro, insomma, abbastanza... Brava. Gli metteva due o tre giorni anche a volte, perché sono adesso Materassi, era di lana, di segla... Ecco, ascoltate questa qui eh sì, erano di lana. Lana, segla, crine... Bandit. Sentivo anche dei bombassi, diceva una volta, no? Sì, che era una specie di cotone, scarpe sì, scarti, insomma, no? A me che noi fus de quando gli metteva dentro. La roba che, che va sia dei scartozzi Scarto. quello era il Pailione certo, il paione, il paione quello ecco. Dunque il. che era quattro tipi di materassi. Ecco, sentite questa qua, lo diciamo alla Redo Casa Zamboni, magari così <ride> di Pristina questa suddivisione. Ma che lavoro? Ve quel di grano turco proprio, le foglie di grano turco erano un polverone, perché girarsi nel letto queste foglie e si sbriciolano. E quindi ne un polverone. Non quindi, so perché era allora, allergie, allergie. Non era allergia allora, no, no, una no, roba tragica. Ecco, dopo che tipo che era? Un, Un altro tipo di materas, cosa che era dentro? Cotone? Seglas, il segles, il segles era una fibra anche il Seglas, no? Okay. Le crine, quelle le dura una vita, le crine di cavallo. Quelle dei cavalli? Di eh. cavallo, eh, quelle. Ma quelle, quelle era quelle, quelle, quelle che duro. costeva de pu? Eh sì, perché le dureva tantissimo le crine, okay. come i capelli. E dopo quel de bombas, ma era roba alla bocca. Scarto, 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 scarto di stracci, sì. Ho Quelle dei crine era le più preziose. Quindi allora non dormite sui scattossi sui, perché quella è veramente una roba. Eh, però se dormiva allora, non era niente a fare. No, per forza. Finché dormiva Dai sui scattossi. Scattossevano, poi i scattossi li metteva dentro nei materassi. Qualcuno metteva, il paion. Qualcuno metteva anche un sacco pieno di paglia, palia, palia, bisolata. Cioè, tu quel che era se per impienirlo, insomma. E parlava di pipì: si bagnava i poppi. Qualunque roba ne va bene per cambiare il materasso. Sì, perché appunto non è che <ride> era dei prodotti che cacciava via gli odori e... Sì, assolutamente, da buttare e basta. Ecco, io, e, e dopo, cosa volta. ricordente ancora? Il malgher, qualcosa del malgher? Il malgher, bello, perché insomma mi ricordo i viaggi in Bondone, andare su a ecco. portare le vacche e mangiare la ricotta fresca la mattina. O vedere le, le mastelle. Sì, le, sulle... le ne va su le vacche, praticamente, le neva va su, le mangiava gratis. Le concimeva, non c'era certo. bisogno di portare i suoi concimi, le se laveva quando pioveva, quindi non c'era bisogno dell'acqua. Mi ricordo quando le feva al come... latte, quindi se mangiava si beveva il latte, se mangiava la ricotta, il formaggio, tu gratis. era tutta la produzione, le auto. Per Autoproduzione. Arriva, certo, per arrivare alla prima malga di Basilga, partivi da Basilga alle 4 mattina e su alle 7, in sì. Bondon piano piano comprando le vacche. Dicevente che le, è un quel che succedeva chi da noi sulle nostre montagne. Penso di sì, Baldo, Penso di sì. Che allora. su, appunto, come arriva la, la, la stagione buona, eh, partiva sì, con le mandre e neva sì. su. Al, All'alpeggio, eh? all all e ne prepareva una di polenta brustolata la mangiava oh, così, con la ricotta, oh, oh, specialità allora. Ecco, sentite qui, perdere. capite a parlare dei vecchi misteri, ci sarebbe qua da, da ascoltare ricordi, la bice e ricordare ricordi, io... tante cose si, che, che lei, appunto, venendo da quella zona, eh, ricorda sì, il, in modo particolare, perché gli scarto, zona di montagna. I scartossi, scarto vuole era proprio una roba. Gli scarto, scarto, è una roba per l'amor di Dio. Per l'amor di ecco. lo usa a, a pochi anni. Non ricordete i scartossi, ricordete scarto, no. qualcos'altro. Allora, chiudete adesso bice con. con? Sti tre proverbi finali. Esatto, sì. Cosa dice, Hai sentito. eh, Questa è la grande verità. Chi ha un mistero e mamma dappertutto trova pam. Imparano e metterla da parte. Dammi invece che una parte. Ecco, vedete questo chi ha un mistero, chi ha, eh. ecco, vedete quella G con l'apostrofo, A con l'H. Eh, alcuni invece scrivono direttamente G-A con l'accento, no? la forma arcaica, la forma invece moderna è questo G-A con l'A. Chi gà mister e man dappertutto trova, ecco trova, in italiano si dice trova con la O aperta, in dialetto invece è trova, come sposa, sposa, impara narte e metela, ecco non metela, metela, quindi è obbligatorio qui mettere un bel accento tonico sulla prima E che diventa accento fonico chiuso, metela, non metela da parte. Poi l'ultimo, damenarte, invece che una parte, vedete che non c'è invece, ma la E cade perché si scontra con la E di arte, quindi automaticamente la E di invece cade e al suo posto viene messo l'apostrofo. Bene, siamo stati abbastanza veloci, spigliati, sì. abbiamo ricordato... Qualche cosa del passato, passato eh, di un passato non bene. tanto lontano. Abbiamo ricordato questi vecchi misteri. Ci riproponiamo di presentarne altri eh, in una delle prossime puntate, grazie appunto alla Bice che ha dedicato a questi misteri della volta alcuni versi che sono versi veramente a volte brevi ma essenziali per descrivere appunto questi vecchi misteri loro. i te e naturalmente I anche sotto allora. i tempi di allora, con la vita di, del, di una comunità, con le difficoltà, esatto, esatto. le aspettative, le speranze Tante difficoltà. e naturalmente che sono anche le nostre speranze di trovare sempre grande interesse coloro che hanno la pazienza di e ascoltare. la cortesia di ascoltarci. Speriamo. Aspettiamo sempre naturalmente i vostri consigli, le vostre critiche, quello che volete dirci. Vi ringrazio, grazie Bice ci vediamo un'altra volta sicuramente. Grazie e ricordatevi non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao. Grazie a tutti.